sì, sono contento che l'amico, io ti definisco amico da quando ci conosciamo da poco, insomma, penso che non posso permettere questa cosa. E lo ringrazio per avermi passato un testimone veramente interessante e bello da certo punto di vista, perché ha finito il suo intervento parlando dell'amicizia. Ora, i libri lo sappiamo un po' tutti, insomma, siamo più che meno appassionati di letteratura, di libri, eccetera, hanno una funzione fondamentale, che è quella di creare amicizia, la stimolano. Con il libro cerchiamo di essere migliori in qualche maniera, è il motivo per cui li compriamo, li siamo appassionati. Ma questa amicizia è creata non soltanto dal libro, ma anche dalle carte, le carte dell'archivio. Le carte dell'archivio sono straordinarie perché nascondono in realtà delle storie che sono emozionanti e non c'è nient'altro da fare che andare a cercare. E in genere, quando uno cerca una cosa, se è fortunato, la trova. Io, l'amico caro che mi ha aiutato tantissimo in questa ricerca, anzi a lui si deve il fortunato ritrovamento dell'emblema del comune di fino a 800 che sta all'inizio del libretto, dimostra quanto le cose una volta venivano fatte con un'attenzione diversa. È un emblema acquarellato che sta semplicemente sul dorso di un faldone. Adesso noi i faldoni la troveremo, certamente non so così belli come quelli dell'epoca. Quindi questa faccenda amicizia io ci tengo molto. Qua io non ne conosco molte le persone, ma le ritengo amiche ugualmente, nel senso che siamo uniti dall'idea che anche le carte, attraverso poi dei libretti, riescono a unire le persone, appunto in questa sala, assolutamente. E in effetti un po' la storia da raccontare a Vittorio, cioè tutto è nato perché questo libretto nasce da due manoscritti, diciamo, che sono stati amorevolmente tenuti tra le cose più care della famiglia Cioffi, e in particolare dalla signora Giovanna, che l'ha tenuta come una cosa più cara, tra le cose più care della famiglia, e nasce in due versioni. Sono due versioni, una è stata scritta, diciamo, è stata manoscritta da Pompeo, ma Pompeo l'ha scritta a modo suo, nel senso che Pompeo non era un letterato, era un analfabeta che si è fatto poi una cultura particolarmente raffinata, sapendo da come è partito, diciamo, quindi è un analfabeta d'arrivo più che un analfabeta di ritorno, e lo scrive però a modo suo. Quindi la prima versione è manoscritta da Pompeo, ma le parole sono tutte attaccate, cioè lui non aveva l'idea che potesse staccare le parole, le conosceva ma non le staccava, per cui era stato molto complicato leggerlo, sarebbe stato complicato trascriverlo, poi non era completa. È intervenuta la memoria di Pompeo, che a memoria ha dettato questa meravigliosa poesia in 54 strofe a figlio Piero, che era l'ultimo genito, e l'ha dettata in maniera tale che il figliolo potesse scrivere bene. Per cui la seconda edizione, la seconda versione è leggibilissima ed è stato facile anche da scrivere. Ora, da scrivere una poesia raccontata a memoria comporta due ordini di problemi. Il primo, sapere se le cose dette sono esattamente la verità. La seconda è cercare di trascrivere bene, è una cosa più ovvia, ma a volte non è semplice, mancando poi ovviamente la persona che l'ha originata. Ora, mi dicevano che questa poesia probabilmente era anche cantata. Ora, all'epoca non c'era la possibilità che abbiamo noi adesso di registrare dei documenti anche personali, video, tutti noi abbiamo dei video familiari. Ecco, in quel caso non c'è. Dobbiamo stare alla memoria, anche in questo caso, dei parenti. E probabilmente era cantata. L'altra cosa che volevo far notare di questa poesia è che in realtà l'italiano è di chi l'adopera. Cioè non c'è una regola che dice che l'italiano è bello o brutto in base alle regole dettate da qualcuno che ne sa più di noi. L'italiano è una lingua estremamente affascinante perché è nostra, ed è nostra quando utilizziamo nel modo come pensiamo che sia meglio. Ora, alcune espressioni che adopera Pompeo sono di una grande poeticità, nonostante non siano corrette.
Ora, se io voglio fare romantico a una donna, non mi dirà mai che sei la mia concubina, perché è una parola che notoriamente non è esattamente la cosa migliore e più romantica da dire a una donna. Però probabilmente Pompeo Sciofi l'ha sentita, l'ha ascoltata, gli è piaciuta, l'ha adoperata a modo suo, quindi l'ha resa sua, ha reso l'italiano più ricco. E dal momento in cui Pompeo Sciofi ha fatto un testo, il testo diventa un'opera, l'opera diventa anche letteraria perché è stata pubblicata, dipende da noi se fare di quell'opera letteraria anche un'opera d'arte. Per quanto mi riguarda è un'opera emozionante, siccome l'emozione si avvicina molto all'arte, per me lo è. E quando adopera la parola concubina, l'adopera legandola a un'altra bella parola, che è idillio. Ma l'idillio sappiamo tutti come va scritto, invece lui non lo sapeva, per cui scrive idillio tutto attaccato. Quando racconta della sua storia con la moglie, che la chiama la Toscanina perché è la Toscana, la conosce in Brasile, dice l'idillio concubina, pensando di scrivere una cosa molto romantica. E io sono con lui, per cui a mia moglie non glielo dirò mai, però cubina è una bella parola, raccontata in questo contesto. Ora che succede? Perché ho detto che Pompeo è un autore, perché lo definisco così, che è una alfabeta d'arrivo, perché contrariamente agli analfabeti di turno che hanno avuto la fortuna di imparare le cose a scuola e poi si dimenticano, lui ha avuto la costanza di imparare le cose come ha potuto, cioè nei ritagli di tempo, quando faceva il contadino. E allora tutte queste espressioni così belle lo dobbiamo a una persona che era analfabeta, ma diventa alfabetizzato nel momento in cui in qualche maniera ridona all'italiano una capacità, un'espressività che in certi momenti si perde, ultimamente diciamo è diventata una lingua semitramontina, non è ancora morta, ma insomma ci siamo, perché a volte parliamo e non ci capiamo. Quindi dobbiamo alla signora, ripeto, Giovanna, io scusate guardo il fogliettino perché non ho memoria, è il motivo per cui certi libri non posso leggerli, tipo Cent'anni di solitudine, è bellissimo, ma pieno di parentato, e quindi io mi ci perdo e non le leggo queste cose, sono troppo complicate. Allora, per sintetizzare un po' la storia di Pompeo che parte circa a 18-19 anni, io perché dico circa, ed è il motivo per il quale prima dicevo che lui racconta questa storia con la storia con la memoria, e come diceva Carducci, insomma parliamo di poeti, possiamo anche citare Carducci, diceva io rivolgo lo sguardo al mio dentro, lui ha rivolto lo sguardo al suo dentro quando aveva circa 70 anni, quindi possiamo perdonare a Pompeo Sciofi alcune inesattezze, alcune sono dettate dal fatto che in realtà sembrano inesattezze, ma in realtà è un'esattezza cronologica, perché all'inizio dice che Parrano è in provincia di Terni, quando la scrive nel 53 e la prima versione del 36, quindi giustamente dice in quel periodo che è di Terni, certamente è un errore, perché quando è partito era Perugia. Un'altra faccenda importante è che lui racconta l'anno in cui è partito e nelle due versioni, io l'ho chiamata un po' come i promessi sposi che si vengono riconosciuti come 26A, 27ana e 40ana, in base alla data in cui viene stampata. Questa io l'ho chiamata così per divertirmi ovviamente, 37ana e 53, aspetta, scusate, non ricordo nemmeno io, insomma l'ho chiamata in base alla data in cui parte. Quindi lui dice che parte in un anno e poi in un altro, che non può essere quello vero però. Perché? Perché all'interno ci sono dei riferimenti cronologici tali per cui noi adesso sappiamo che potrebbe essere partito probabilmente nel 1901. Perché? Perché dice che parte quando c'era Giolitti capo del governo. Ora, Giolitti capo del governo, negli anni in cui dice che parte, non aveva nessuna carica politica, governativa, istituzionale. C'è l'anno 1901. E perché lui dice che è capo del governo? Dice capo del governo perché era ministro dell'interno ed era quello che stabiliva le regole dell'immigrazione. Quindi molto probabilmente parte nel 1901. E perché questa ipotesi è suffragata da un altro dato, diciamo, oggettivo. Nel 1901 è l'anno in cui partono più umbri
per il Brasile, non per un paese in particolare, ma per il Brasile. E probabilmente a questo punto io penso di aver scoperto anche un altro padanese che è partito, oltre a Pompeo Ciofi, oltre al padre, perché partono due padanesi, e si chiamava Costanzo Bagliocchino, un Pasquale, che però stava a San Lorenzo Nuovo, e come abbiamo fatto a scoprirlo grazie al prezioso archivio di Parrano. E a questo punto devo ringraziare, ma non è un dovere, un piacere, la signora Leonella Angeli, che è stata gentilissima, ci ha aiutato a cercare le carte dell'archivio, ce l'ha aiutato anche a portarle nella sala studio, insomma. E abbiamo scoperto appunto delle carte che sono conservate in maniera veramente straordinaria in questo archivio, quest'altro nome di Parranese. E c'è anche un altro Parranese che potrebbe essere partito insieme a Pompeo e al padre Gennaro, e potrebbe essere il fratello di Gennaro, ma questa cosa l'ho scoperta dopo, per cui non ho potuto inserire nell'introduzione. E anche i motivi della partenza non sono chiari, probabilmente sono stati, l'ipotesi quella più semplice, che sono stati convinti, come molti in quel periodo, a lasciare l'Italia. Ora, a me piace fare una piccola notazione: la classe dirigente italiana, quando è nata l'Unità d'Italia, era cosciente di contribuire alla formazione di una nazione, ed era altrettanto cosciente del fatto che gli italiani ancora non fossero formati. E questa frase famosa, che è appunto "abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani", non si sa nemmeno chi l'abbia detta veramente, non si sa se l'ha detta Cavour, l'ha detta D'Azeglio, insomma comunque era un'idea che circolava in quel periodo. Ora, la classe dirigente italiana dell'Unità Nazionale, la nostra, aveva invece le idee ben chiare, così come ce l'aveva la classe dirigente brasiliana. Ci sono due fatti importanti che riemergono grazie a questa narrazione. Il primo, che il Brasile è comunque l'ultima nazione che abolisce la schiavitù, quindi ha degli interessi, la classe dirigente brasiliana ha interesse a ricreare all'interno della sua forza lavoro una, ripeto, dei lavoratori a bassissimo costo, perché prima aveva gli schiavi, quindi ha interesse a convincere le persone che non erano brasiliane andare in Brasile, quindi a aumentare la densità demografica, un paese immenso. E come fa? Mette in campo la forza economica, quindi regala, o perlomeno dice di regalare, la terra, gli strumenti del lavoro, il viaggio, il vitto, una somma all'inizio perché arrivava senza soldi. Ora, questo è tutto vero. La cosa che non è vera è che potevano conquistare un castello, come si dice in un libretto di queste agenzie governative brasiliane, che stampavano delle pubblicazioni per favorire questa immigrazione. Perché adesso per noi è brutto dirlo, anche ripeterlo, io ho degli imbarazzi della frase che diceva la classe dirigente brasiliana. Diceva che aveva necessità di sbiancare la razza. Ora, noi abbiamo una veduta sensibilità verso certi argomenti, ma per loro era una cosa oggettiva. Significava essere rassicurati dal fatto che gli schiavi, che erano un po' arrabbiati, diciamo, potessero prendere il potere, come si è visto in occasioni, diciamo, simili a distanza di 100 anni e più. In questo caso, quindi, è una cosa oggettiva, non è né bella né brutta, dobbiamo prenderla come dato di fatto. Quindi avevano questa necessità di sbiancare la razza, avere persone cattoliche, quindi rassicuranti da questo punto di vista, soprattutto di grande capacità lavorativa. Gli italiani già all'epoca si sapeva che lavoravano bene, andavano in altre nazioni, quindi vengono convinti ad andare in Brasile. La classe dirigente italiana invece è, questa è una mia idea, quindi diciamo va presa un po' come un'idea da, probabilmente da verificare sul campo, aveva interesse invece a diminuirla questo tasso demografico per motivi di ordine pubblico. Quindi i due interessi coincidono, e coincidendo creano il destino di 1,5 milioni di persone, perché dalla fine dell'Ottocento al primo decennio del Novecento partono, e quindi si trovano in Brasile 1,5 milioni italiani, di Parrano e di tante altre zone, di tutto Veneto, eccetera. Quindi
non sono stati capaci di fare gli italiani in quel periodo, ma hanno contribuito per lui a fare i brasiliani. Quindi 1,5 milioni di italiani hanno fatto i brasiliani. Ora, gli italiani che andavano in Brasile, e Brasile in quel periodo era sinonimo di America, quella famosa canzone, no, che sappiamo tutti, la, mamma dammi 1,000 lire, quant'era? 100 lire che in America voglio andare. Diciamo, in realtà non era l'America che conosciamo adesso e che tutti desiderano andare a vedere, ma era il Brasile, era sinonimo. Brasile e America era sinonimo. Quindi quella canzone lì indicava il Brasile. E soprattutto non era vero quello che dicevano. Perché in Brasile, purtroppo per i nostri italiani che andavano lì, trovavano una condizione di lavoro veramente precaria e difficile. Il lavoro era faticosissimo, per cui abbiamo scelto insieme a Carlo un sottotitolo che potesse rendere bene l'idea, cioè sintetizza tutta questa storia che sto raccontando. Rio, destino ingrato, anche qui, ma è la zappa di Donato, cioè uno scappa dalla zappa e ritrova la zappa. Chi è che faceva fortuna? No? La zappa pare che sia ancora rimasta, diciamo, quella originale, tra le cose care delle famiglie. Non l'ho portata perché... però insomma, ce l'abbiamo comunque. Ecco, la zappa è una cosa importante, diciamo, perché in realtà era lo strumento di lavoro di tanti italiani che hanno lavorato costruito da quello. Insomma, in Brasile avevi fortuna, perché è vero che davano la terra, davano gli strumenti, eccetera, ma se avevi un po' di soldi, cioè se già partivi un po' avveduto, se eri bravo, diciamo, se avevi un po' di conoscenze, tanto è vero che il più importante produttore di caffè, che è la produzione più importante brasiliana, sappiamo il caffè, è diventato un italiano, ma non è un italiano che partiva parlando senza soldi, è soltanto con i sogni, con l'idea di poter far fortuna, ma l'italiano è partito con i soldi. E lì, se avevi i soldi, la terra costava poco, la manodopera italiana costava poco, e quindi diciamo che la storia dell'immigrazione è fatta anche di tanti piccoli particolari. Alcuni si conoscono, altri meno, ma abbiamo la possibilità di farli di emergere, perché queste storie qua sono come una finestra di conoscenze, no? Si può anche definire in questa maniera. Le finestre a volte sono chiuse, a volte sono socchiuse, grazie a Pompeo sono più aperte di prima. Perlomeno per quanto riguarda questo argomento. E penso, non so se ditemelo voi, insomma, se vi sto annoiando in qualche maniera, cercherò di finirla, insomma, in qualche modo, perché siamo tutti ansiosi di sentire la lettura, io in particolare non vedo l'ora. Gli italiani che andavano in questi posti, e lui per arrivare alla prima pazienza viene subito separato, appena arriva a Rio de Janeiro, vengono separati il babbo e il figlio, quindi tutte e due prendono destini diversi, e quando si rincontrano, adesso ve lo dico come e perché si rincontrano, in che modo. In Brasile c'avevano gli italiani che andavano e percepivano una delusione forte, che era quella di non essere riusciti a fare quello che volevano, e c'è uno di questi libretti, è bellissimo, che dice: vi diamo, avete la possibilità di avere un castello. E cosa c'è di più interessante per un paranese andare in Brasile e avere un castello? Cioè, è ovvio che è molto attraente l'idea di andare in Brasile e avere un castello, solo che Pompeo, come tantissimi centinaia di migliaia di italiani, decide di tornare in Italia. Ed è una delle tre soluzioni che avevano i nostri amici italiani che andavano all'estero per lavorare. Una era cercare di guadagnare di più, quando si accorgevano che nelle fazendas, cioè nelle fattorie, guadagnavano poco, cercavano di cambiare la fattoria. Quindi, a differenza degli schiavi, la vita era da schiavo, però a differenza degli schiavi, perlomeno avevano la libertà di scegliere un'altra fazienda. Quindi Pompeo anche fa questa cosa, cerca di cambiare insomma, il posto di lavoro. Quando anche questa cosa non va bene, un'altra possibilità era quella di inurbamento, cioè andare nelle città e cercare un posto diverso da quello da contadino. Ma Pompeo soffre. Con gli occhi di Parrano, nel cuore il panorama di Parrano. Io sono contento che mi sono state regalate due bellissime guide, proprio perché diciamo l'amicizia è sia fisica ma anche, diciamo, in qualche maniera, posso dire anche filosofica in qualche maniera. E tutti e due questi libri dedicati a Parrano dimostrano che chi nasce in un luogo ritiene il proprio luogo di nascita una patria. È vero che
c'era muratori che erano nel territorio dell'Ottocento, insomma, che hanno fatto una raccolta di storie patrie, le chiamavano in questa maniera, storia di storie patrie, perché la nostra storia è fatta di tante storie piccole che diventano grandi nella, nell'unità. Allora questa bellissima guida, e anche l'altra si completano a loro modo, inizia dimenticando la centralità del posto, ma non per un motivo, diciamo, provinciale, proprio perché è naturale. Se venite a Orvieto, ascoltate le cose orvietane, molto spesso noi diciamo dietro per la prima volta abbiamo dipinto una cosa, per la... insomma c'è questa idea della primogenitura o della centralità dell'uomo, che non è sbagliata in sé, è giusta perché è la nostra idea, quindi per quanto nostra è giusta. Infatti dice, il colle di Parrano si trova al centro di un quadrilatero montagnoso confinante con quattro importanti città del mondo umbro: Etrusco, Orvieto, Todi, Chiusi e Perugia. Cioè siamo al centro dell'universo, perché il quadrilatero sta al centro di un'altra zona importante, quindi tutte le zone stanno al centro di qualcosa, ma non è sbagliato, è bellissimo. E quest'altra guida, perché dico che si completa? Perché in alcuni casi completa alcune notizie che vengono date e non in quell'altra guida, e dice che il panorama è bello, e quindi conforta la mia idea che Pompeo Ciocchi non poteva andare a Rio de Janeiro o un'altra parte, perché aveva negli occhi il castello, aveva negli occhi il panorama, aveva negli occhi il Duomo di Orvieto, che loro, la famiglia Ciocchi si è orvietanizzata, e aveva negli occhi il Duomo è stato costruito anche con i soldi di Parranese, quindi il Duomo è anche di Parrano, e di tutte le persone che hanno dato i soldi, e il Duomo di Orvieto è nostro, è di tutto nostro, insomma, di tutti quelli che hanno partecipato al meglio delle loro possibilità alla costruzione di una cosa che rimane nel cuore. Vi faccio un piccolo esempio di quanto il Duomo può rimanere nel cuore delle persone. Il mio amico, che purtroppo non c'è più, era già anziano, non l'ho conosciuto, un bravo pittore orvietano, Giuseppe Brocchi, è stato incarcerato dagli inglesi quando gli inglesi lo fanno prigioniero in Libia. E dove lo portano? Lo portano... No, lo portano, il prigioniero lo portano, magari l'hanno portato in Tibet, dove non si poteva scappare, perché erano abbastanza liberi circolare in questi posti, in questi campi di concentramento. E lui, il primo disegno che fa è proprio appena, qualche mese dopo, appena arriva, che lui riprende lì, dove è incarcerato, l'abitudine a disegnare. Bene, il primo disegno delle baracche ha la stessa verticalità del Duomo. Perché lui il Duomo ce l'ha nel cuore, vede le baracche, nelle baracche vede le guglie, quindi le fa alte, non sono baracche alte, io l'ho visto in fotografia, sono basse, lui fa altissime. Ed è come un Ciofi, diciamo, che si trova a suo malgrado, ma anche lui in qualche maniera costretto a stare in un posto che non gli piace, scopre che non gli piace. Quindi Ciofi è potuto tornare, quindi ecco che dicevo come torna e perché. Torna a Orvieto, perché la terza possibilità che avevano gli italiani quando scoprono che non sono diventati ricchi e non ce la faranno mai, perché è possibile restituire i prestiti, perché guadagnavano 1.000 reis al giorno, che equivaleva a meno di una lira, cioè meno di quanto guadagnavano in Italia. Quindi partono per stare peggio, quindi quando se ne accorgono tornano. E quando torna Pompeo Ciofi a casa, intorno a Orvieto, ritrova il padre, il quale era anticipato. Sì, quindi tornano all'insaputa l'uno dell'altro e ritrova felicemente il padre che riunisce la famiglia. E di storie ce ne servono tanti. Io, se volete un po', continuo, non so se volete l'orario, non so se coincidenze con la... Vi posso raccontare la nave con cui è partito, volete, posso, con questa equitenza. Ed è un altro dei due motivi per cui io ho immaginato che non poteva partire alla data in cui lui partiva, che siccome non me la ricordo la leggerete se volete, però ecco, nel 97 e 98 dice che parte, sì. Però non è possibile, perché in quella data l'Equitenne non esisteva, in quanto Equitenne esisteva con un altro nome questa la nave, anche le navi c'erano delle storie, e questa nave ha cambiato periodicamente nome in base all'utilizzo. Allora la prima volta si chiamava Normandie, perché era stata costruita a Glasgow per una società tedesca che faceva la rotta per New York, partiva dalle Alpi, quindi all'origine è francese, poi diventa spagnola,
l'acquista la Marina Spagnola e diventa una nave da guerra, un crociatore addirittura. Per fare la guerra a chi può andare? Gli Stati Uniti d'America. La Spagna, l'Italia sono gli unici due paesi che hanno dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America. Ha avuto questa idea di fare la guerra in America. E il Messico, soltanto, quanto mai, gli unici due nazioni europee. Poi, una volta che, questo, anche questo è bello, diciamo, dipende tutto dai soldi in sostanza, tutta la storia nostra dipende un po' da questo attaccamento più o meno che ci abbiamo con il denaro. I francesi erano molto attaccati ai propri soldi, quando hanno visto che non venivano pagate alcune commesse di carbone, gli requisiscono la nave. E a questo punto diventa Equitenne. Quindi è la terza, è il terzo nome, ma ancora non va in Brasile. Le prime tratte va a New York, a questa nave. La prima volta che va in Brasile parte dal 1901, per cui se Pompeo Cioffi dice che prende l'Equitenne, e qui ci dobbiamo credere, può essere che sbaglia anche il nome della nave, parte nel 1901, quando Giolitti era capo del governo tra virgolette. Ecco, questa è la storia dell'Equitenne. Invece la storia di come partivano, no? Partivano i nostri emigranti, la possiamo ascoltare grazie a De Gregori che ha scritto canzoni meravigliose su questa pagina. E io penso di avervi annoiato abbastanza.